Il wrestling fin dagli albori ha dovuto vivere tante situazioni di adattamento per emergere, per crescere, per consolidarsi nel mondo dell'intrattenimento. Ha dovuto adeguarsi a quelle che erano le esigenze dell'ambiente affinché esso potesse crescere, ha dovuto adeguarsi a quelle che erano le mentalità e le volontà dei performer che ne facevano parte, che sono venuti dopo in futuro, ma ha dovuto adeguarsi anche a delle vicissitudini sociali esterne al mondo del wrestling, nuove mentalità che si diffondono, nuove forme di pensiero, nuovi desideri anche da parte degli spettatori che guardavano, sostenevano e diffondevano a loro volta il pro wrestling, il tutto affinché in qualche modo potesse progredire, potesse andare avanti e appunto attraversare tante epoche diverse e continuare a regalare emozioni ancora oggi. Diciamo che in qualche modo pro wrestling is progress. Bentornati su Wrestling Unico Amore. Bentornati e dopo questa intro un po' particolare iniziamo a entrare effettivamente nel vivo del tema di oggi, perché appunto, come avrete magari già capito dal titolo, dalla copertina, dalla pubblicità che magari avete visto sui social, oggi portiamo sul nostro canale un tema che comunque sia non abbiamo portato finora, ma che stiamo cercando di iniziare a diffondere già via social e tramite anche il progetto del Lato Viola del Ring, di cui come Wrestling Unico Amore facciamo fieramente parte fin dal principio e che appunto continuiamo a sponsorizzare e a cercare di far crescere. Il tema è appunto quello del wrestling indipendente, appunto sul lato viola del ring. Per adesso sul canale YouTube, ma prossimamente anche altrove, trovate anche dei video che introducono comunque alcuni ambienti del mondo del wrestling indipendente che è fondamentale comunque sia per il ricambio generazionale, anche magari per scoprire da subito dei nuovi nomi che si affacciano nel mondo del wrestling, sia che essi siano uomini, donne, tag team che magari si formano e che in qualche modo iniziano a creare una chimica fra più lottatori. Beh, tutto questo lo si può trovare nel mondo del wrestling indipendente e devo dire che uno dei primi ambienti che fin dal principio comunque sia mi è interessato molto proprio per la varietà di nomi che aveva al suo interno, anche se negli ultimi anni ha avuto un po' una debacle, è proprio quello della Progress Wrestling, compagnia appunto che ho già introdotto in un video di Indie Nation che vi lascio qui sotto in descrizione, così come in descrizione trovate i link dei nostri social, ma anche del nostro gruppo Telegram dove potete entrare per chiacchierare quotidianamente con noi. Siamo per il momento sulla sessantina di persone, stiamo cercando di crescere, di chiacchierare sempre di più, ci sono poche regole da seguire, neanche molto complicate, quindi appunto vi aspettiamo nel nostro gruppo Telegram. Continuando però appunto in quella che è la tematica di oggi, la Progress, come già detto, ha vissuto degli anni un po' tortuosi che sono stati anche ulteriormente complicati per via della pandemia, ma anche dello speaking out che in generale, diciamo, ha creato dei profondi strascichi all'interno del mondo del wrestling e che ha obbligato le compagnie a rivedere un po' le dinamiche all'interno del loro ambiente e a far fronte anche, diciamo, a delle situazioni che si spera davvero non si ripetano più. La Progress è una di quelle, ha dovuto allontanare, così come altre compagnie, tipo la WWE, ma altre ancora, alcuni elementi che ne facevano parte. Tuttavia, da dicembre, con la nuova proprietà, sta cercando in qualche modo di ripartire e, diciamo, la tematica di oggi è dedicata a un evento che sarà molto importante per la ripartenza della Progress, ovvero il loro decimo anniversario. Decimo anniversario che sarà il 25 di marzo, spero tra l'altro che questo video riesca a uscire prima di quella data, però appunto, comunque, considerando che gli eventi della Progress alla fine ci vuole comunque un po' di tempo per poterli visionare e poi recuperare sul loro Demand on Progress, che offre anche 2 settimane gratuite, diciamo che in qualche modo comunque questo video vi può essere utile per capire quali sono le dinamiche su cui la Progress sta cercando di basare la sua ripartenza. Ripartenza che inizia già da gennaio, perché se a dicembre c'è stato il cambio di proprietà, a gennaio c'è stato anche il ritorno della Progress davanti a un pubblico live con il capitolo 127, The World is Progress,
dove oltre alla finale del Revelation of Divine Tournament che assegna una title shot al titolo femminile della Progress, c'è stato anche davvero un intenso, davvero intenso finale del feud fra Cara Noir e Chris Ridgeway con il titolo mondiale Progress in palio, un match che è recuperabile sia sul Dimension Progress sia sul WWE Network e che vi invito davvero a vedere per godervi appunto davvero un capitolo bellissimo dello scontro fra questi due lottatori. Ve ne sono altri comunque sia che potete recuperare di tempi passati, tuttavia comunque il fatto che si sono svolti nel periodo pandemico, in assenza del pubblico che nel mondo indipendente è ancora più fondamentale, a mio avviso, rispetto al mondo major, nel dare più energia a quello che si sta vedendo, beh, hanno qualcosina in meno. Tuttavia, il match che si trova nel capitolo 127 ha davvero il fuoco al proprio interno e chiude appunto una storia fra i due. E apre anche a nuove vie, a nuove strade che i due possono percorrere. Infatti, Chris Ridgeway si è riunito a Luke Jacobs per formare un tag team che prossimamente, nello show del decimo anniversario, cercherà l'assalto ai titoli di coppia. Lo stesso Ridgeway, tra l'altro, nel capitolo 128 Technique ha affrontato una sua vecchia conoscenza, ovvero Jonathan Gresham. Dato che appunto i due sono in qualche modo entrambi membri della stessa stable, ovvero la Foundation, e si sono ritrovati in Inghilterra per affrontarsi in uno scontro che metteva anche in palio il titolo della Ring of Honor, detenuto appunto al momento ancora da Jonathan Gresham. Se Ridgeway quindi da un lato ha ritrovato vecchie conoscenze, ha riformato il tag team dei Northwest Strong con Luke Jacobs, beh, dall'altro lato Cara Noir, diciamo, ha vissuto una fase molto focosa, forse quella più focosa in assoluto del suo regno titolato come campione Progress, che si è svolta, diciamo, si è snodata anche nei capitoli successivi. Infatti, nel capitolo Technique della Progress, Cara Noir ha affrontato nuovamente Dean Hallmark in un match, diciamo, abbastanza molto a favore di Cara Noir, nonostante Hallmark veniva da una serie comunque di vittorie anche molto convincenti, aveva, se non ricordo male, adesso a caldo l'82% di vittorie comunque negli ultimi mesi all'interno della Progress, quindi comunque un match che sulla carta sembrava un po' più incerto, ma che alla fine si è rivelato molto a favore di Cara Noir. Non è stato infatti messo neanche nel main event, tuttavia dopo il match c'è stato un momento molto particolare. Infatti a fare la sua apparizione nel tributo del pubblico è stato l'attuale campione di NXT UK, ovvero Ilya Dragunov, un'altra vecchia conoscenza di Cara Noir che ha avuto diversi scontri con lui in passato molto rispettosi, comunque tant'è che un capitolo della Progress dove nel main event c'è uno scontro fra loro due, ha come titolo I veri amici si pugnalano davanti, quindi comunque sia è stato dato un contorno molto particolare a quello che era il feud tra Ilya Dragunov e Cara Noir e che si è rinnovato proprio con l'apparizione dello Czar in quel della Progress. Il campione di NXT UK ovviamente ha sfidato Cara dicendo che comunque sia non l'aveva dimenticato, che il passato in qualche modo comunque ritorna e ora che ha compiuto un viaggio e scritto una sua storia personale altrove è pronto appunto a rinvertire il feud con il Cigno Nero. E questo possiamo dire sarà un po' il piatto principale di quello che sarà lo show del decimo anniversario della Progress, che appunto avrà all'interno anche altri match interessanti, come già detto, anche il match per i titoli di coppia che sarà un five-way gauntlet match. Ci saranno coppie molto particolari che tenteranno di detronizzare gli Smoking Aces, che davvero in questi mesi si sono dimostrati quasi inscalfibili. Solo la Sunshine Machine è andata un pizzico vicino a strappargli le cinture, ma adesso davvero in qualche modo sono in una situazione dove si dovranno giocare il tutto per tutto. Nel main event, molto probabilmente, quindi ci saranno Noir e Dragunov, tuttavia è successo anche molto altro comunque in questi mesi e che comunque sia avrà delle ripercussioni in Progress e anche su quello che sarà lo show del decimo anniversario.
La campionessa femminile della Progress, infatti, Giselle Shaw, ha iniziato ad apparire con costanza negli Stati Uniti, per la precisione a Impact Wrestling, avendo già, diciamo, delle possibilità abbastanza interessanti di far vedere il suo valore. Giselle, diciamo che è praticamente quella più avanti da un punto di vista tecnico, ma anche di personaggio, in quello che in questo momento è il mondo europeo del wrestling femminile. Ve ne sono altre comunque molto interessanti. Tra l'altro è tornata in azione anche Alex Windsor, che comunque anche lei sta facendo vedere il suo grande valore. Tuttavia, appunto, Giselle ha avuto modo negli ultimi mesi comunque di cementificare il suo status, tant'è che appunto adesso ha iniziato ad apparire anche con costanza negli Stati Uniti e sta venendo presentata nelle grafiche della Progress, così come anche a volte durante i match, come una Impact Knockout, una cosa che a molti sta facendo presagire già un suo abbandono della scena indipendente europea per accasarsi in quella che comunque sia era una delle major degli Stati Uniti, ma che comunque ancora adesso in qualche modo cerca di accalappiare qualche nome per aumentare l'appeal del suo roster. E come abbiamo detto, comunque sia molto spesso, anche durante il periodo pandemico, con l'uscita di Taya, così come di altre persone all'interno di Impact messe un po' da parte, fondamentalmente quella che era la miglior divisione del Nord America si è ritrovata completamente spogliata, quasi se non fosse appunto per Dion Purrazzo e poche altre persone che in qualche modo stanno reggendo un po' la baracca della divisione femminile. Beh, con Lady Frost, ma soprattutto con Giselle Shaw, Impact sta cercando di ridare un po' più di appeal anche alla competizione singola femminile. Questo però ha obbligato la Progress a, come dire, cercare di trovare nuovi nomi da mandare avanti. E quindi nel capitolo 129 c'è stata la vittoria da parte di Kanji di una title shot per il titolo femminile in un Thunder Bastard match multiplo. Devo dire anche un po' caotico per certi versi, ma che comunque sia ha messo in mostra, diciamo, un po' quello che la compagnia aveva da offrire in quel momento, mandando avanti Kanji come uno dei volti su cui probabilmente si consoliderà il nuovo corso della divisione femminile della Progress. Giselle ovviamente comunque rimane presente all'interno delle trame, ma come diremo in seguito, appunto, la compagnia sta cercando di nuovo di trovare dei nomi da lanciare per essere pronti, magari comunque sia nel caso di un'uscita dell'attuale campionessa. Sempre nel capitolo 129, però, c'è stato anche un altro scontro molto interessante, poiché nel main event Cara Noir ha affrontato Swerve Shane Strickland. Shane Strickland, che è in uscita dalla WWE e adesso è accasatosi in All Elite Wrestling, sta cercando in qualche modo di prendere, di cogliere qualsiasi occasione che gli si para sul cammino. Una cosa che onestamente apprezzo tantissimo da parte sua, nonostante, appunto, come già detto, sia accasato in un'altra major, quindi potrebbe tranquillamente, magari, appunto, consolidare, dedicare le sue performance a consolidarsi nei W. Invece comunque sta apparendo nelle indie americane e ha fatto un'apparizione anche in Progress, affrontando Cara Noir in un match molto bello. Anche questo lo potete recuperare sul Dimension Progress, che offre 2 settimane gratuite ai nuovi utenti. Tuttavia, nel post-match c'è stato anche un momento molto particolare, perché Cara Noir è stato raggiunto all'interno del ring da Jonathan Gresham. Gresham che ha sollevato il titolo Ring of Honor, lanciando chiaramente una sfida comunque al campione della Progress, che a sua volta ovviamente ha alzato anche lui la cintura, confermando comunque la volontà di scontrarsi con The Octopus. Il match è stato fissato per il capitolo 130 della Progress, che ha regalato davvero delle emozioni e delle situazioni molto molto interessanti. Il capitolo 130 della Progress, infatti, ha visto diversi match comunque molto intriganti, ma nel main event è successo davvero di tutto. Un momento comunque sia di pausa qui per segnalarvi che appunto adesso ovviamente ci saranno degli spoiler sul
sull'ultimo capitolo della Progress, o almeno l'ultimo nel momento in cui sto registrando questo video. Quindi, se appunto non volete spoiler, se volete magari godervi il capitolo, volate nei commenti, magari lasciateci le vostre opinioni su quanto detto finora, e se volete appunto raggiungeteci nel nostro gruppo Telegram. Io purtroppo ho beccato degli spoiler dritti nei denti e quindi in qualche modo mi sono deciso a realizzare questo video per voi. Detto questo, andando avanti, proseguendo con il video, Cara Noir e Jonathan Gresham si sono scontrati in una battaglia davvero molto interessante. Cara Noir a un certo punto era in controllo del match quando a bordo ring, anzi proprio sull'apron, si è palesato Spike Trivet. Spike Trivet che negli ultimi mesi ha cercato un po' di riscalare le gerarchie della Progress, cercando anche di ottenere una title shot da Cara Noir, che però guardandolo negli occhi non l'ho giudicato abbastanza degno di avere appunto una chance di vincere il titolo mondiale della Progress. Una cosa che Trivet non ha decisamente gradito, infatti ha distratto inizialmente Cara Noir con Gresham, che ha provato a chiudere il match, non ce l'ha fatta, ce l'ha fatta poco dopo quando Trivet comunque sia ha dato un intervento ancora più decisivo con l'aiuto anche di una sedia che ha permesso poi appunto a Jonathan Gresham di chiudere l'incontro e laurearsi come il nuovo campione mondiale della Progress Wrestling. Jonathan Gresham, double champion, è anche avversario quindi di Warren Banks allo show del 10° anniversario. Banks, infatti, nel primo capitolo che vi ho citato, appunto The World is Progress, aveva vinto una title shot in un six-way match che stava aspettando appunto di sfruttare, e aveva deciso di farlo proprio nello show del 10° anniversario, dove già era stato annunciato il match di Cara Noir e Ilya Dragunov. Quindi niente Cara Noir per Banks, ma bensì appunto il campione Ring of Honor in un'impresa che si preannuncia un po' disperata, ma che comunque sia magari potrebbe comunque regalare un buon incontro. Tuttavia appunto Spike Trivet, diciamo, non si è accontentato di questo intervento a sfavore di Cara Noir, infatti in dei video package successivi ha dichiarato comunque di voler distruggere il cigno nero, colpevole appunto di averlo snobbato quando Trivet gli ha chiesto una chance per il titolo. Quindi in qualche modo, diciamo, gli strascichi tra i due proseguiranno, probabilmente culmineranno in un match o più match magari, ma intanto nel 10° anniversario Cara Noir dovrà praticamente guardarsi le spalle, ma anche davanti, perché dovrà affrontare lo Zar, consapevole che comunque sia Trivet potrebbe decidere di intervenire nuovamente. Delle situazioni molto complicate che appunto vedremo come si svilupperanno, e una Progress che davvero sta cercando in tutti i modi di riguadagnare appeal e attenzione, così come anche supporto da parte degli spettatori, e per farlo tra l'altro sempre in questa settimana terrà un evento tutto al femminile, ovvero Who Runs the World, dove appunto ci sarà il ritorno dell'attuale campionessa della Rev Pro, Alex Windsor, all'interno della Progress. Alex è stata già in passato presente in diversi match della compagnia, l'ultima apparizione è stata nel 2017 affrontando niente meno che Toni Storm, quindi comunque sia un'altra vecchia conoscenza dei fan della Progress e della compagnia. Sempre nello stesso evento tra l'altro ci sarà il ritorno in Progress di Laura Di Matteo, nostra connazionale partita proprio in Italia con la TCW, e che adesso comunque da diversi anni si sta esibendo all'estero, in particolare appunto anche nel Regno Unito. Quindi appunto, come già detto, una Progress che sta facendo un po' i salti mortali anche per portare avanti quante più partnership possibili e riguadagnare l'appeal, l'interesse degli spettatori. Quindi appunto vi invito nuovamente a non solo magari, se ne avete la possibilità, di recuperare qualcosa della Progress su WWE Network, ma anche fare un pensierino al Dimension Progress, che davvero offre tanto, un catalogo completo e neanche, diciamo, interamente dedicato alla Progress. Potete vedere magari eventi di altre realtà come capita, diciamo, facendo appunto abbonamenti a questi network di compagnie indipendenti che permettono di offrire anche uno sbocco su altre realtà comunque del mondo
mondo del wrestling indipendente, ma con nomi comunque molto interessanti facenti parte dell'ambito major. Per questa preview è tutto, io spero davvero sia stato di vostro gradimento. Se sì, lasciate un like a questo video, se volete magari anche iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su Wrestling Unico More.